questa se la vergogna delle variazioni di via Campania, già non è mai accudito ne uno, abbiamo così il cancello, abbiamo la scuola che va mangiando di tutto razzo, a questo c'è dire che questa schifezza deve finire, uno della legge deve prendere, perché noi non ci possiamo compromettere con, questo, con tutte queste persone. Un comitato spontaneo per il parco. Prendono carta e penna i residenti della zona di via Campania e scrivono al primo cittadino Pasquale Mauri per attirare l'attenzione sulla delicata situazione di degrado del parco IACP via Campania, da tempo abbandonato all'incuria del tempo e dell'inciviltà, ma anche all'indifferenza della politica che in questi anni ha dimenticato questi piccoli spazi di ritrovo per bambine, mamme e anziani. Una richiesta senza pretesa, quella di dare una sistemazione, un po' di manutenzione al parco, voluto proprio dalla politica negli anni 90, ma anche una proposta, l'asservimento alla gestione dell'ente comunale. Questo è un rione fatto di tante famiglie, sono 100 le famiglie in questo rione, quasi tutti anziani che ritengono questo un polmone verde dove poter trascorrere qualche ora in compagnia. Teniamo conto che siamo in periferia, per cui il centro è molto distante, e quando un giardino come questo è nelle condizioni in cui l'avete visto, naturalmente i cittadini che abitano non hanno la possibilità di usufruire di questi servizi, per cui nessuna polemica, ma la necessità di sottolineare quanto sia importante un polmone verde, un piccolo giardino per queste persone anziane, ma soprattutto anche per i bambini e per superare questo contenzioso ormai inutile tra l'IACP e il comune di Angri, che non consente di qualificare questo giardino come parco pubblico. Chiediamo al comune, all'amministrazione, a chi ha la delega e ha il compito di vigilare e controllare, di garantire una continua manutenzione di questo giardino e soprattutto di definirlo come parco pubblico, garantendo una vigilanza, una manutenzione e la possibilità di usufruire uno spazio che i tecnici, gli ingegneri di 30 anni fa avevano già ben disegnato, ma che nel corso del tempo invece ha trovato altra sorte.